ci siamo, sta per iniziare il match tra la Bat squadra in maglia nera e i Los Esqueletos invece in maglia verde, partita valevole per la Centurion League, calcio 8, il match sta per iniziare. E torna poi al centro, sempre possesso per la formazione in maglia nera, Ioannilli, palla che passa, quindi Estivi lascia scorrere, non calcia, chiude la formazione in maglia verde e riparte con la palla centrale. Spera che non è uscita, tenuta in campo all'intervento di Iacovone, che allora va in appoggio su Di Pio. Taglia il campo Di Pio, può anche calciare da lì, eccolo che parte il tiro a centimetri dal gol. Palla al centro, quindi può girare la formazione in maglia nera. Buono il pallone servito ad Estivi che prova a girarsi, vuole il destro, deve ricominciare e tocca quindi in appoggio, ancora Estivi, va al cross ed eccolo il gol del vantaggio della Bat squadra che trova quindi l'1-0. A marcare Pippa, calcio di punizione Los Esqueletos, pallone che parte diretto in porta e arriva un gran bel gol da parte di Negro se non sbaglio, e quindi 1-1, parità in campo. Si gioca allora, palla in appoggio D'Agostini che va ad imbucare profondo, pallone che passa, occasione Bat squadra, palo pieno colpito dalla formazione maglia nera, poi riproposto al centro il pallone che arriva all'autogol sfortunato per Silvestri ed è 2-1. Arriva il fischio del direttore di gara, parte Macri, palla bassa in porta ed è 2-2, parità quindi in campo. Un altro bel gol dei Los Esqueletos. Si gioca allora, tutto buono, palla al centro poi di ritorno, pallone scomodo, riesce comunque a cavarsela la formazione in maglia verde. Demoniato Caffiero, si fa tutto il campo e poi trova l'appoggio per Iacovone, subito su, chiude la formazione in maglia nera, poi la conclusione di Macri, bravissimo l'estremo difensore a Venali. Calcio di punizione Los Esqueletos, sul pallone Macri, occasione di andare a cercare il 3-2, quindi il vantaggio. Parte Macri, palla in porta, ancora bravissimo Venali, spera che rimane lì e poi allontanata direttamente fuori. Calcio d'angolo Los Esqueletos, palla forte al centro che passa, raccoglie Negro, va a puntare, viene fermato, riparte allora la Bat squadra, pallone che rimane lì e quindi può giocare Ferranti, ancora largo, ancora chiuso, ma sarà comunque rimessa la formazione in maglia verde. Battuta Negro, palla forte al centro per Macri che si gira, palla sul fondo per centimetri. Ci siamo, inizia adesso la seconda frazione di gara tra i Los Esqueletos e la Bat squadra, fin qui il punteggio è di 2-2, parità quindi in campo. Vediamo quale delle due squadre riuscirà ad uscire vincitrice dal match. Calcio di rigore Los Esqueletos, occasione di passare in vantaggio, in battuta di Pio, cerca la porta Venali, per poco non la tiene, di fatto la palla varca la linea ed è 3-2 Los Esqueletos, il gol è di Pio. Silvestri con calma, tocca in appoggio ancora Silvestri e quindi largo Macri, stoppa e si gira, anzi sì, Macri sul pallone può calciare da lì, eccolo che parte il tiro, Murato, allora riparte invece la Bat squadra, sempre con Estivi che prosegue la sua azione, ancora Estivi, salta l'ultimo, manca solo il portiere da battere, Aldea non si fa battere, para il pallone, blinda il risultato. Ancora pallone conteso, lo vince Agostini, infine la sfera è allontanata e quindi ancora Los Esqueletos. Caffiero cerca la porta, Venali ancora bravissimo, giù da Estivi, quindi ancora Lo Russo cercato sulla corsa, prova ad andare al centro, fermato, pallone che non è uscito, e allora possono giocare i giocatori di Los Esqueletos con Caffiero
sotto il pallone alla ricerca di movimenti, palla sul secondo, chiude la formazione in maglia nera, poi riparte con Ioannelli che va a puntare, c'è spazio a destra, il pallone per lo russo, può andare a calciare, il blinda la porta Aldea, si prende i complimenti dal tribuno e della panchina. E quindi Caffiero al centro, Aloisi va a difendere, cerca allora Macri, fermato, intervento sul pallone e la rimessa è Bazzquadra, due minuti di recupero segnati dal direttore di gara Estivi in appoggio, palla poi subito lunga verso l'altro Estivi in campo e sono i Lossi e Skeletos che riconquistano. Macri, buono l'aggancio, va a imbucare una bella palla per Caffiero, ancora Venali non si vuole far superare. È ancora Bazzquadra quindi a gestire il possesso del pallone. Estivi, palla larga, chiude la formazione in maglia verde, pallone che comunque torna da Estivi, va a puntare Caffiero sul pallone, allora c'è spazio a sinistra, la palla è per Macri che passa, calcia e il pallone in porta ed è 4-2 lo Lossi e Skeletos, più 2 quindi per la formazione in maglia verde, il gol di Macri. Macri in appoggio quindi da Negro, cerca ancora Macri, palla che passa, sono in 4 di Lossi e Skeletos, Negro può calciare a Venali, devia, palla che si impenna in avanti, allora chiude la formazione in maglia verde, Silvestri di testa, Aldea arriva, arriva anche il triplice fischio del direttore di gara, finisce il match 4-2 per il Lossi e Skeletos dopo una bella partita. Io mando un saluto a tutti, arrivederci.